Dal fondo del mare alla tavola più preziosa da apparecchiare. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vediamo come trasformare delle semplicissime, comunissime conchiglie in stupendi fermatovaglioli per delle tavole super eleganti ed estivissime. Mi raccomando, se questo video ti piace, lasciami un pollice in su per farmelo capire. Basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a realizzare i nostri bellissimi fermatovagliolo. In caso ti aspetto alla fine del video per scambiare ancora quattro chiacchiere insieme. Piena estate, facciamo qualcosa che provenga dal mare. Ho raccolto in spiaggia quattro di queste conchiglie bellissime, anche un po' rovinate, non fa niente, così, vedete? E le trasformerò in dei segnaposti estivi elegantissimi per le nostre cene estive. Le conchiglie, raccoglietene qualcuna, non tantissime, diciamo che quando vi è una super abbondanza di queste conchiglie non è nemmeno un gran peccato raccoglierle dal mare per trasformarle in oggetti. Pensate al minore impatto di creare un qualcosa con le cose naturali, come sempre abbiamo detto, piuttosto che regalare, portare dalle nostre vacanze qualcosa di plastica o di acrilico. Quello ha un grosso impatto. Naturalmente, prima di raccogliere qualunque cosa dalla spiaggia, assicuratevi che non sia vietato, perché ci sono alcune spiagge dove la fauna marina sta impoverendosi, quindi è vietato assolutamente portare via conchiglie, sabbia. La sabbia sempre, ragazzi, la sabbia non si porta mai via dalle spiagge, ma le conchiglie si possono portare via. E soprattutto quando vi fate una bella pasta con frutti di mare, non buttate i frutti di mare, ma bollite le conchiglie, rendetele belle pulite e utilizzateli per i lavoretti di creatività. Quindi cominciamo subito. Cosa ci servirà? Quattro conchiglie con questa forma qui, dritta da questo lato, e poi non so come si chiami questa conchiglia, questa addirittura è bucata dal mare, non è fantastico? È già pronta, noi le dovremo bucare. Poi delle perline di qualunque colore si addica al vostro servizio di piatti o alla vostra apparecchiatura. È una vecchia collanina che si è rotta, bigiotteria naturalmente, con delle perline vere e proprie e quattro perle di una vecchia collana rotta, anche qui naturalmente fintissime. Pennelli, poi cos'altro? Colori acrilici, il bianco, e ci occorrerà anche del flatting all'acqua lucido. E voglio creare una sorta di blu oltremare. Poi un pennarello di quelli dorati, un filo di lenza, io qui ce l'ho ultra sottile. Iniziamo subito. Foriamo le nostre conchiglie. Pratichiamo un buchino su tutte. Prendiamo il bianco acrilico e dipingiamo l'interno di tutte le conchiglie. Facciamo in modo che risulti bello bianco bianco, pulito pulito. Fatto il bianco, dobbiamo dipingere la parte posteriore. Io la dipingerò di blu, voi fatela come preferite. Voi fateli asciugare perfettamente, si presenteranno così. E allora, giratele sul dorso e cominciamo a decorarle. Pennellino ultra sottile e facciamo delle decorazioni che abbiano un qualcosa di marittimo. Thank you.
Ok, arrivati a questo punto lasciamo asciugare, se necessario rinfranchiamo in blu con una seconda passata e passiamo allo step successivo. E io nel frattempo ho decorato le conchiglie, ma non ho ripreso nulla, non ricordo dove ero arrivata nello spezzone precedente, quindi vi dico cosa ho fatto. Come prima cosa ho passato il flatting su tutto, quindi preso il mio flatting, l'ho passato su tutta la conchiglia e ho fatto asciugare il tutto perfettamente. Ho preso il market permanente dorato, questo lo trovate in tutte le cartolerie, si chiamano marker permanenti dorato o argentato, sono metallici, effetto metallico, e ho ripassato tutto il bordo, vedete qui, della mia conchiglia e ho lasciato asciugare perfettamente. Sì, l'ho fatto dopo il flatting, il dorato, per isolare la parte dipinta. Una volta fatto asciugare il fronte, giro la mia conchiglia e insieme facciamo alla stessa maniera anche il retro della conchiglia. Definisco con il dorato le alette d'aggancio qui, voilà, queste qua, e poi faccio ben bene tutto il mio bordo anche da questa parte. E già così è bellissima. Io però voglio mettere qualche tocco in più, allora prendo come punti di riferimento le pieghe della mia conchiglia e sulla parte più prospiciente della piegatura decoro con dei pallini. Ed ecco la nostra conchiglia, prendo questa che è già asciutta, bella e pronta per diventare un segnaposto. Una volta decorate tutte le conchiglie, ripassiamo una mano di flatting sia sul fronte che sul retro, assicurandoci che il nostro flatting non porti via la doratura, quindi che sia un flatting all'acqua e non a vernice, perché sennò la doratura viene assolutamente via. Voi mi direte, ma Ombretta, ma allora perché ci hai fatto passare il flatting prima e adesso lo stai ripassando? Perché se avessimo sbagliato qualcosa con il dorato, avremmo potuto eliminarlo con un piccolo cotton fioc e dell'acetone senza intaccare il disegno che c'era sotto. Quindi era una sorta di strato protettivo che ci metteva al riparo da eventuali errori. Arrivati a questo punto dobbiamo trasformare questi bellissimi oggetti in veri e propri portatovaglioli. Allora prendiamo una perla per ognuno dei nostri portatovaglioli e delle perline. Prendiamo anche la nostra lenza. Dovete credermi sulla fiducia, vi sembrerà che io infili il nulla all'interno della perlina, ma vi assicuro che ho una mini lenza in mano, non so come farvela vedere. Ecco. Un mini filo di nylon, infilo una mini perlina blu e la porto al centro piegando in due il filo di nylon, così. Ok, a questo punto prendo la mia perla grossa e infilo i due capi di lenza all'interno della perla. Potete farlo anche con delle sfere, potete farlo con le perline che preferite o anche con delle sfere di legno. Voilà, quello che si ottiene è questo. Adesso infilo entrambi i lembi all'interno del buco che ho praticato nella conchiglia, nella parte appunto dalla parte del decoro. E tiriamo su fino ad ottenere questo. A questo punto dividiamo
i due fili, uno a destra e l'altro a sinistra, e riempiamoli con le perline. Farò una perlina un po' più grande e una perlina blu piccolina per dare maggiore colore. Quindi, dopo aver messo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 perline da una parte, 14 perline bianche, quindi relative 14 perline blu, faccio la stessa cosa dall'altra parte con una perlina in più, perché devo finire, se qua finisco con una perlina blu, da questa parte devo finire con una perlina bianca. Ok. Creata una lunghezza di braccialetto che sia idonea a contenere il tovagliolo, quindi io l'ho fatta, vi ho detto, con 14 perline da lato, faccio un doppio nodo bello fitto. Voilà, io faccio 4 nodi per assicurarmi che sia ben fitto, taglio l'eccesso di lenza e poi con un puntino di attac, una super colla, insomma una di quelle super tenaci, e saldo e faccio entrare all'interno, olè, e saldo il mio portatovaglioli. Guardate che meraviglia! Infilate poi il tovagliolo all'interno di quest'anello, è una figura eccezionale, è garantita eleganza, super low cost ma super super fine. Adesso finisco anche tutti gli altri. Spero che questi portatovaglioli estivi vi siano piaciuti. Guardate che bello anche il retro. Naturalmente potete farlo anche con una catenina dorata, non c'è bisogno che siano perline, insomma anche un cordoncino ci sta bene, tutto sommato un cordoncino blu, un cordoncino bianco stanno bene e perdete molto meno tempo. Divertitevi a creare i vostri fermatovagliolo e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Fermatovagliolo, e che eleganti e che classe! Mi raccomando, cercate di essere delicati nella decorazione delle conchiglie. Oggettini low cost che comunque diventano veramente degli oggetti di grande pregio. A tal proposito vi ricordo che se anche a voi piace dipingere, prepararvi i colori, stare sempre tra i materiali di arte e creatività, in libreria vi aspetta Il ricettario dell'arte, il mio libro. Ho una splendida notizia, andiamo in ristampa, quindi il libro ha avuto un bel successo e si va in ristampa. Ancora tante copie messe a disposizione per chi tra di voi non lo ha accaparrato. Guardate che quello è un libro da avere, non perché l'ho scritto io, anche, ma soprattutto perché è un libro pieno di ricette, pieno di sapere proveniente da esperienza che non tutti vi dicono. Lì trovate tutte le ricette per la creatività, per qualunque materiale voi vogliate farvi da voi in maniera professionale, lì dentro c'è la ricetta ideale. Bene, basta chiacchierare, vi auguro un proseguo dell'estate bellissimo, io vi aspetto in libreria con Il ricettario dell'arte e aspetto le vostre foto dei vostri fermatovagliolo. Mi raccomando, fateli in tantissimi e taggatemi nel le vostre foto, sarò lieta di venirli a vedere. Vi mando un grande bacio e vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!